Shopping e divertimento per animare via Buonconte da Montefeltro e via Tarlati, Catona vestita a festa fino a tardanotte con una serie di eventi dedicati agli aretini, alle loro famiglie, allo shopping. E per l'edizione 2016 è arrivato anche il binomio con Arezzo Wave, si sono infatti alternati i migliori gruppi del contest Arezzo Wave Music School. Siamo partiti da bambini di 8 anni e sono proprio bravissimi, è un po' il futuro. Poi stasera ci saranno anche gruppi delle scuole superiori di Arezzo e poi il miglior gruppo della Toscana che viene proprio da Pistoia per celebrare questo avvicinarsi del festival, che sarà l'1, il 2, il 3 di luglio. Quindi è un quartiere splendido, un bellissimo posto, la fortuna del tempo, quindi che dire, meglio di così. È un quartiere compatto, la gente partecipa volentieri. Quest'anno abbiamo Valenti che presenta Arezzo Wave, abbiamo la piscina della Catona che si fa rivedere, una volta la piscina della Catona era il mare d'Arezzo. Quindi insomma sono tutti attivi, perché? Perché la crisi morde, ognuno ha bisogno di farsi vedere, conoscere, è un modo per attirare attenzione in zone nelle quali non sempre l'attenzione c'è, magari ci sono stati anche momenti, l'anno scorso ho fatto una raccolta per avere le telecamere per un po' di sicurezza, insomma zone un pochino problematiche per certi motivi, però la gente è entusiasta, è pronta per accogliere tutti, quindi questo fa piacere, noi siamo contenti di poterli supportare e aiutare in questo. Questo è un quartiere, una zona che, come sapete ormai in molti, è stato oggetto di interesse per quello che riguarda la sicurezza, in quanto l'anno scorso hanno fatto una festa proprio per raccogliere fondi e installare delle telecamere. Un paio di settimane fa ci siamo visti con la Confesercenti e alcuni commercianti della zona proprio per capire in che modo potevamo intervenire insieme a loro, e quindi abbiamo delineato un percorso che dovrebbe trovare il suo compimento verso fine estate, un percorso che piuttosto difficoltoso in quanto siamo il primo comune in Italia che attua una procedura, diciamo, atipica o quantomeno ancora non percorsa.